notizie positive per combattere la strage di lavoratori e di lavoratrici che muoiono sui posti di lavoro. Sarà possibile da dopodomani sospendere l'attività delle aziende che violano le norme sulla sicurezza e che hanno lavoratori non regolari in una percentuale superiore al 10%. L'attività delle aziende sarà sospesa, le aziende dovranno pagare la retribuzione comunque ai lavoratori, e questo è un primo elemento importante che noi avevamo chiesto da molto tempo. Il secondo punto è quello della accelerazione delle assunzioni e della possibilità di aumentare le assunzioni non solo negli istituti ma anche sulle strutture sanitarie territoriali che hanno ulteriori compiti di verifica. L'altro punto importante è il coordinamento che viene affidato all'ispettorato per coordinare le ispezioni e le attività di ispezioni. Sono tre punti intanto importanti per dare una risposta all'emergenza morti sul lavoro. Ovviamente dovremo discutere sul tema della sicurezza di altre cose, ma lo faremo nelle prossime settimane. Nel confronto con il Presidente, comunque, abbiamo affrontato il tema del PNRR e di come il partenariato sociale e il confronto con tutte le parti sociali possa aiutare a spendere bene e subito quelle risorse, che non sono della politica o del governo, ma sono di tutti i cittadini che in parte dovranno restituirli. Quindi per noi è importante condividere e decidere insieme le scelte che saranno fatte per ricostruire un paese. E poi abbiamo affrontato il tema del blocco dei licenziamenti, ci sarà ancora una cassa integrazione Covid per le aziende che non licenzieranno, per cui pensiamo che in questo modo si possa dare anche una risposta a tante strutture, a tante aziende che in questo momento sono in difficoltà. Anche sui tamponi abbiamo riproposto le nostre richieste di calmierare i costi e di trovare una soluzione per la quale sia possibile diminuire il costo anche a carico delle aziende. Vorrei fare presente che noi in questi giorni stiamo sottoscrivendo accordi per i tamponi gratuiti in molte aziende. Quindi, così come è successo durante il periodo della pandemia, le aziende, abbiamo chiesto al governo di non far pagare i lavoratori, è un costo sulla sicurezza e non va a carico dei lavoratori, ma come nel caso della pandemia ci può essere un sostituto di imposta a carico delle aziende che devono farsi carico di questa spesa.